Io veramente invito a stare attenti a dei facili allarmismi. Dobbiamo creare le condizioni affinché da un lato i viticoltori cerchino veramente di tradurre queste proposte che abbiamo fatto con il protocollo viticolo in azioni concrete. Dall'altro lato dialogare con la comunità per capire e per fare in modo di far capire che stiamo lavorando per il territorio e stiamo cercando veramente di tutelare il nostro territorio. Io credo che si possa, tra virgolette, stare tranquilli per quanto riguarda l'utilizzo dei prodotti che vengono adottati nella viticoltura del Conegliano Valdobbiadene. D'altronde la USL stessa, con l'indagine che ha condotto 2 anni fa, ha dimostrato che è un territorio indubbiamente di qualità e di sostenibilità significativa. Innanzitutto dobbiamo dire che l'uso dei diserbanti che sono autorizzati dal Ministero della Sanità, quindi non è da stare, tra virgolette, in allerta perché si fa qualcosa che non è corretto. Io dico che è importante creare le condizioni affinché ci sia un rapporto costruttivo tra produttori e comunità, che non deve essere di antagonismo e di contrapposizione, ma di collaborazione e di dialogo.